Eccoci qua, siamo nella parte finale dell'ultimo capitolo. Abbiamo visto la rivoluzione industriale che è arrivata, abbiamo visto quali sono le cause, quali sono le radici di questo grande cambiamento. Abbiamo visto che accade soprattutto in Inghilterra, perché in Inghilterra ci sono le miniere di carbone, le miniere di ferro. C'è gente con i soldi e la libertà di poter investire questi soldi in modo nuovo. E abbiamo detto che nel giro di pochi anni accade qualcosa di incredibile. Si moltiplica per 6 la produzione di tessuti, si moltiplica per 4 la produzione di ferro. E però vi dicevo, ci sono delle conseguenze. Quali sono le conseguenze? Prima conseguenze di cui dobbiamo occuparci riguarda il modo in cui sono fatte le città. Già abbiamo detto che è conveniente che la gente lavori insieme nelle fabbriche e quindi iniziano ad essere costruite delle grandi fabbriche, dei grandi edifici dove la gente lavora. Dove costruire queste fabbriche? Beh, le possibilità sono due. Provate anche voi ragionarci, dove la costruireste? Voi una fabbrica? In cima a una montagna? In un luogo sperduto? In mezzo alla campagna? I luoghi più convenienti sono due. O i luoghi in cui ci sono delle vie di comunicazione e quindi è facile far arrivare le merci e farle andare via ed è facile vendere le merci, quindi in generale vicino alle città. Le vie di comunicazione principali all'epoca erano vicino alle città, erano le strade che facevano entrare e uscire dalle grandi città. Quindi iniziano ad essere costruite tante fabbriche attorno alle città antiche, attorno ai centri storici delle città. Oppure, seconda possibilità, vicino alle miniere. Dove c'è una miniera di carbone, una miniera di ferro, ci faccio una fabbrica. Così è vero, dovrò costruire dal nulla una strada, ma almeno ho il carbone o il ferro vicino e quindi non devo fare grandi spostamenti per muovere queste cose. In ogni caso, sia che io costruisca la fabbrica vicino alla città, sia che io la costruisca vicino a una miniera, in ogni caso abbiamo grandi innovazioni, grandi modifiche, perché le fabbriche si moltiplicano, diventano sempre di più e nelle fabbriche lavorano gli operai e quindi dovrò anche costruire delle case dove far vivere questi operai. Insomma, voi capite che se la produzione si moltiplica così tanto, significa che si moltiplicano così tanto le fabbriche e si moltiplicano così tanto le case. E si moltiplicano così tanti luoghi che sono indispensabili per far vivere le persone, quindi luoghi dove si mangia, dove si vive. Insomma, capirete che abbiamo una costruzione enorme di nuovi luoghi in cui vivere, di nuovi posti. Nuovi posti che spesso non seguono il criterio della bellezza, dell'igiene, della comodità, anzi. Si cerca di ottenere il massimo risultato spendendo il meno possibile. E quindi i quartieri industriali che nascono tra fine 700 e inizio 800 in Inghilterra sono luoghi terribili. Luoghi in cui viene bruciato il carbone e messo nell'atmosfera senza nessun tipo di attenzione. E quindi gli operai respirano continuamente questo fumo. E si ammalano le persone che vivono lì, dove le persone vengono fatte vivere ammassate in pochissimi metri quadrati e dove quindi dilaga qualsiasi tipo di criminalità, alcolismo, non ci sono controlli, la gente arriva da ogni parte, non c'è un minimo di bellezza, anche perché è dimostrato che vivere in un bel quartiere, in una bella casa, in un luogo ordinato, aiuta a vivere meglio. Ora immaginate di vivere ammassati in case, in casermoni dove non ci sono bagni, non ci sono luoghi in cui lavarsi, in cui pulirsi, dove non ci sono le
basilari norme igieniche, provate a immaginare che conseguenza ha tra le persone. E chi sono queste persone? Chi sono questi operai? Beh, in parte l'abbiamo già detto, sono quei contadini che non avendo più le terre comuni sono diventati poveri e l'unico modo che hanno per sopravvivere è lasciare le campagne e andare a fare gli operai, andare a lavorare in fabbrica. Ma non solo loro. Se voi siete abituati a produrre vestiti e il vostro lavoro, siete dei piccoli artigiani, avete una botteguccia con un telaio e producete vestiti. A un certo punto nasce una fabbrica che produce vestiti in una quantità molto maggiore, spendendo molto meno. Il risultato sarà che i vestiti della fabbrica costano pochissimo rispetto ai vostri. E nel giro di poco tempo vi ritrovate molto spesso senza un lavoro. È qualcosa di simile rispetto a ciò che sta accadendo in questi anni, per esempio, nell'ambito della grande distribuzione. Oggi tanti acquistano i prodotti su Amazon, su eBay, e questo, oppure al centro commerciale, e questo provoca la chiusura di tanti piccoli negozi che oggi infatti quasi non esistono più. Bene, immaginate questo discorso moltiplicato. Tutti gli artigiani o quasi tutti in Inghilterra sono costretti a chiudere, non hanno più soldi e quindi vanno a fare gli operai. In breve, abbiamo migliaia e migliaia di persone che hanno bisogno di lavorare, che vengono assunti dagli industriali e che sono disposte a tutto pur di lavorare, disposte a prendere stipendi bassi, disposti a vivere in condizioni terribili. Ecco quindi che si produce qualcosa di veramente negativo, condizioni di vita che mai si sono viste nella storia dell'uomo. Nel vostro libro c'è un approfondimento molto interessante che vi chiedo di leggere a pagina 270. Le dure condizioni del lavoro in fabbrica, dove si racconta come si viveva in questo periodo. Persone si riversano nelle città, lavorano in fabbrica perché non possono fare altrimenti, e il lavoro in fabbrica è pagato pochissimo. Si lavora anche 12 o 14 ore al giorno, tutti i giorni, esclusa la domenica. Se ti ammali, sono affari tuoi, il datore di lavoro non ti dà uno stipendio. Spesso a un certo punto che lavori solamente il papà non basta, quindi inizia a lavorare anche la mamma, iniziano a lavorare anche i figli piccoli e tutta la famiglia comincia a lavorare in fabbrica facendo dei turni massacranti, vivendo una vita terribile perché poi quando esci dalla fabbrica vivi nei quartieri che vi ho descritto prima, dove non c'è nessun divertimento sano, dove dilagano l'alcolismo, perché la gente è così disperata che si butta nell'alcol, beve. Insomma, la sporcizia, la criminalità. L'uomo diventa un uomo si dice, un alieno, cioè una persona completamente distante da ciò che sarebbe davvero lui come uomo. Immaginatevi a lavorare 14 ore al giorno facendo sempre la stessa operazione, sempre la stessa cosa sul telaio. Immaginate di avere degli stipendi bassissimi, immaginate di vivere la vostra vita in quartieri terribili. È una condizione molto molto difficile in cui si trovano a vivere gli uomini in questo periodo. Sarebbe interessante approfondire sul perché questa trasformazione avviene, probabilmente anche perché molti si spostano sperando di trovare un lavoro migliore, molti non possono fare diversamente, molti in realtà anche in campagna non è che vivessero delle vite così belle. Fatto sta che nel giro di pochi anni centinaia di migliaia di persone lasciano i campi, lasciano gli altri lavori e diventano degli operai. È chiaro
chiaramente molte persone cominciano a ribellarsi. E la ribellione più immediata, più diretta, è quella della distruzione del telaio. Nasce un fenomeno che viene chiamato il luddismo, dal nome di Ned Ludd, un personaggio che probabilmente non è mai esistito e che secondo la leggenda era un operaio che, stanco dei continui ordini del suo capo e del fatto, rendendosi conto di essere diventato praticamente uno schiavo del telaio, decide di distruggere il telaio su cui lavora. E molti altri operai seguono il suo esempio e cominciano a essere distrutti tantissimi telai ovunque. Gli industriali chiaramente puniscono molto severamente chi fa queste cose. Il governo inglese, che è controllato dagli uomini più ricchi, quindi dagli industriali, vara delle leggi durissime contro chi si permette di fare queste cose. Addirittura c'è la pena di morte a un certo punto per chi distrugge le macchine. E è vietato ogni possibilità, per esempio, di sciopero. Non esistono i sindacati, non esiste nulla. In questo momento ci troviamo in una condizione in cui pochi industriali si arricchiscono tantissimo e migliaia di persone vivono in una condizione di estrema povertà. E vi invito, come vi dicevo, a leggere l'approfondimento che è sul vostro libro e poi cercherò di inserire in allegato qualche video o di consigliarvi qualche documentario, qualche lettura, per capire davvero la condizione terribile di queste persone. Anche perché questa è una delle prime volte in cui noi ci inseriamo in un tipo di storia diversa. Non è più la grande storia, la storia dei re, la storia dei capi dell'esercito, è la storia dei piccoli, è la storia degli operai, che vivono in condizioni terribili, e di cui pian piano scrittori e giornalisti cominceranno a rendersi conto e la racconteranno.